cultura di Colombano è stata soggetta a molte, molte discussioni. Quello che oggi si sa è che, uno, se ha avuto una formazione in una scuola non cristiana, cioè una scuola a carattere druidico, ha avuto un periodo di formazione molto lungo, cioè andavano da 10 a 20 anni queste scuole. Perché? Perché dovevano imparare a memoria i testi, e la memoria aveva una grande importanza. Ora, in questo senso bisogna anche valutare Colombano, perché effettivamente continua a funzionare secondo gli schemi della memoria, quindi di una memoria molto spinta. La scuola stessa, alcuni irlandesi l'hanno sottolineato, altri meno, io non credo che sia necessario, poteva comportare anche degli elementi di cultura classica, quindi fin dei conti degli elementi di cultura latina. Non lo si sa, ecco, Giona fa un gran pasticcio, perché da due, come se Colombano avesse due curriculum di studi, quindi e quello che lui dà sono elementi della sua scuola monastica, quindi, che lui aveva avuto a Bobbio, quindi è quello. Ora, quello è, a mio parere, è possibile che Colombano avesse avuto questo tipo di formazione. Quando va nel territorio dell'abate Sinel, quindi su quel lago paludoso, diciamo, che c'è al centro dell'Irlanda, Clinish Island, Clinish è l'isola della prateria, ecco. Ma impara, viene detto da Giona, tre cose. Uno, anzi, prima di tutto, perché ci è andato? Ci è andato perché questo superiore gli dava una formazione specifica nelle scritture. Quindi, se vuole, è partito lui stesso dall'imparare a memoria parecchi testi, per poi sostituirli con quello che è la Bibbia, il libro. E nel corso di questa scuola lui scrive un commento ai Salmi, che viene indicato come molto fine, ecco, quindi molto, molto interessante. Ora, questo commento è stato identificato a diverse epoche e tutte le identificazioni sono state annullate. La seconda cosa che impara scrive degli inni liturgici, degli inni per il canto, viene detto. Ora, vuol dire che effettivamente aveva già ripreso da quella che era stata la sua formazione degli elementi però trasferirli in ambito cristiano. E questo è il secondo elemento, cioè, se vuole, sostituisce saghe con il libro, la Bibbia, in particolare i Salmi, sostituisce quelli che erano i canti dei bardi con quelli che sono gli inni liturgici, e sostituisce, terzo elemento, quelli che sono studi astronomici con, viene detto da Giona, dei trattati per l'insegnamento. Non viene spiegato il contenuto. Potevano essere dei trattati di fatto di astronomia, ma applicati a quelli che erano i calcoli per la Pasqua, eccetera, diciamo di computistica, quindi. Ora, questo è qualche cosa che arricchisce quello che è la formazione di Colombano. Successivamente va a Bangor. Ora, io avevo calcolato che probabilmente a Clinish Island c'era rimasto, sì e no, 5-7 anni all'incirca. A Bangor è un periodo lungo, quasi di 20 anni nuovamente. Ora, Bangor era conosciuto come abbazia, per una ricca biblioteca anche, con scrittori classici. Vengono indicati a partire dalle opere di Colombano anche questi scrittori classici, ecco, quindi è un po'
è un po' una soluzione che si morde la coda, ecco, come viene presentata. C'era un insegnamento specifico sulle matematiche. Sulle matematiche. Ora, lei trova la simbologia dell'otto in Colombano a due riprese, è qualcosa di abbastanza interessante e si vede in che direzione si muovesse, ci permette di capire altre cose. La sua cultura, se la giudichiamo dalle poesie, era notevole. Il fatto è che di queste poesie ce ne sono due che rimangono oggi sotto l'autorità di Colombano. Uno è il De Mundi Transitu, quindi il passare del mondo, il passare, quindi è un po' la finale della nostra esistenza, e il Precamor Patrem, che è nell'antifonario di Bobbio, di Bangor, che si trovava a Bobbio e che ora è all'Ambrosiano. Ecco, questo antifonario, che è uno scritto più complesso che la parola stessa indica, ha una poesia che è stata giudicata da Michael Lapich, che è un professore inglese, come molto probabilmente di Colombano. Ora lo si vede recuperare quelli che sono gli schemi metrici irlandesi. Come lo riprende nel De Mundi Transitu. Chi era l'autore degli altri poemi, che sono degli estratti praticamente di poeti classici? Questo è un grosso problema. Sempre Michael Lapich ha mostrato come utilizzassero dei metri tipici che non sono utilizzati prima dell'epoca carolingia. Allora lui lo attribuisce gli altri scritti, gli altri poemi, a un colombano di Saint-Ron, che è quindi francese, e diciamo risolve il problema in quel modo. Ora, diciamo, la cultura di Colombano, dovremmo per esempio ritrovare quello che è il suo commento ai Salmi per saperlo. E questo è un problema che si è protratto molto a lungo. Io credo che è possibile che esista ancora, diciamo, nelle biblioteche, nelle diverse biblioteche, però non ci sono mai più capitato sopra, ecco. Perché un commento ai Salmi era stato identificato qui, era stato indicato come di Colombano, poi io l'avevo risolto molto, molto velocemente, perché era un colombano, era un commento ai Salmi che non era di Colombano, ma che era di epoca medievale, perché effettivamente dipendeva strettamente dalla glossa ordinaria sopra i Salmi. Ecco. Questo è uno. Il secondo commento ai Salmi, che in epoca precedente era stato attribuito a Colombano, era il commento di Giuliano di Eclano, quindi che utilizzava parecchio quelli che erano gli scritti patristici, ma che appartiene di fatto all'inizio del V secolo, ecco. E come tale è stato poi edito anche, quindi Colombano ne ha perso la paternità. Ecco. Ora non so, diciamo, dove noi troviamo degli elementi è nelle lettere. Le lettere, coloro che hanno messo anche in discussione l'opinione di Michael Lapich, non per il Precamor Patrem, ma per il fatto che ha allontanato un assieme di poemi dalla diciamo, autorevolezza di Colombano, è il fatto che diciamo il testo non riflette sufficientemente i paralleli che si ritrovano nelle lettere, perché le lettere sono molto, hanno anche termini rari, termini, costruzioni particolari, eccetera, molte cose molto particolari, e quindi si potrebbe riflettere anche molto meglio su quello per
giudicare della cultura di Colombani. Ora, io ritengo che abbiamo fatto progredire, diciamo, la comprensione di Colombano notevolmente, diciamo, nelle pubblicazioni che sono state fatte, delle lettere, e poi nell'analisi che abbiamo fatto ulteriormente. Naturalmente non abbiamo trovato le risposte a tutte le questioni, perché questo sarebbe miracoloso. Ecco. Lui non si è mai mostrato aggressivo nei confronti della propria cultura. Questo è qualcosa di abbastanza singolare. La propria cultura è recuperata e piazzata al centro del messaggio cristiano. Questo è molto importante, sia per la simbologia solare, quindi la questione anche della data di Pasqua, perché lui dice: come fai a piazzare la Pasqua in un'epoca in cui c'è una porzione maggiore di tenebre e minore di luce? Capisce? La riflessione è quella, cioè qualche cosa che dice a Gregorio Magno. Ora, Gregorio Magno naturalmente era attestato su quelle che erano delle soluzioni già prese, ecco, quindi naturalmente forse non capiva, diciamo, questa maniera di approcciare i problemi. Ma diciamo, la cosa che più mi ha colpito e alla quale sono arrivato, diciamo, progressivamente nelle analisi è vedere come riesce a collegare quella che è la propria cultura con il messaggio cristiano. Io ritengo che è lì dove sia la novità del personaggio, veramente in maniera abbastanza evidente. Io non avevo all'inizio quest'ottica. Non avevo né un'ottica critica né l'abitudine dei testi, quindi un testo per me diceva quello che diceva.